Fabrizio Tadarella, una bella iniziativa qui a Larino, realizzata da Pierluigi Nepoli con tanti esponenti del suo partito, non solo, per ricordare suo zio, Ferruccio Tadarella, e per presentare un libro che lui aveva scritto tanti anni fa, ma non era mai stato pubblicato. Sì, questo è un libro che noi abbiamo trovato durante i lavori di catalogazione e riordino dell'immenso archivio dei fratelli Tadarella. Durante il riordino che hanno fatto degli archivisti professionisti in questo importante archivio, dichiarato di rilevante interesse storico dal Ministero della Cultura italiana, abbiamo trovato un libro che era pronto per essere stampato, La destra verso il futuro, itinerario di una svolta, che non fu stampato nel 94 per ovvi motivi, perché Ferruccio Tadarella nel 94, con la vittoria del centrodestra che arginò la gioiosa macchina da guerra del Ghigliocchetto, diventò vicepresidente del Consiglio dei Ministri, vicario, ministro delle poste, evidentemente non dette più seguito alla pubblicazione, anche perché poi il governo cadde dopo 9 mesi, anche perché poi lui si ammalò e venne prematuramente meno. Noi abbiamo ritrovato questo libro, lo abbiamo ristampato esattamente com'era, e sono 19 articoli che lui aveva scritto per spiegare il passaggio evolutivo della destra italiana, dall'MSI all'Alleanza Nazionale, ossia da una destra di protesta a una destra di proposta, una destra di governo moderna, europea, inserita nel gioco democratico e costituzionale. Peraltro voi come fondazione avete messo le mani per dire su una serie di documenti storici che state catalogando, quindi è un grande lavoro. Sì, un lavoro immenso, perché come dicevo i fattori sono 800, le fotografie sono 5.000, abbiamo finito l'opera di riordino e di catalogazione, stiamo procedendo a digitalizzare queste fotografie e documenti storici più importanti che risalgono agli anni 50 del movimento sociale italiano. Ci sono lettere, corrispondenza, carteggio tra Tadarella e Almirante, tra Tadarella e tutti gli esponenti politici della destra italiana, e poi ci sono tante riviste della destra italiana. Per questo stiamo realizzando un'emeroteca della destra italiana, che è un unico in Italia, perché non ci sono altre fondazioni che possono conservare, che possono vantarsi di custodire questo immenso patrimonio documentale, fotografico e archivistico. Secondo lei Ferruccio Tadarella, se fosse in vita oggi, che giudizio avrebbe di questa politica nazionale? Non credo che sarebbe entusiasta. Pinucci era uno che approfondiva, che studiava, e ogni iniziativa politica faceva seguire un giornale. Quando sposava la battaglia per il presidenzialismo, parlava, fondava la rivista Repubblica Presidenziale; quando voleva un centrodestra, fondò la rivista Il Centrodestra. Oggi la politica è in preparazione. Si va alla velocità del tweet, non c'è più un ragionamento, c'è il post su Facebook, c'è il tweet su Twitter. Pinucci era un uomo di grandi riflessioni, di grandi approfondimenti, di grande studio. E oggi io credo che dopo l'ubriacatura grillina, che è terminata, perché siamo passati dalla preparazione al potere, all'improvvisazione al potere, oggi la politica deve tornare ai partiti, perché la crisi dei partiti ha significato la crisi delle classi dirigenti. Dobbiamo tornare ad avere dei politici come era stato Pinucci.